Ma quindi non possiamo più andare nelle salane a giocare ai videogiochi? Un mercato è anche un mondo. È destinato a sparire come i dinosauri? Dino Dash! No, 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 no. Per saperne di più, guarda questo video. You can... They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Oggi vi parlo in maniera molto approfondita della questione delle sale LAN. Molto su YouTube su questo argomento è stato detto. Tuttavia, molti non hanno, mi pare, riportato gli ultimi avvenimenti e quindi ci penso io. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno su questo canale, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare la campanellina così che da non perdere gli altri contenuti che porto su questo canale. E adesso diamoci dentro con la notizia. Dunque, io ho aspettato a fare questo video per due motivi. Motivo numero uno è perché volevo vedere come la situazione si evolveva e mettervi davanti un quadro più completo. Il secondo motivo è perché sto rinnovando casa e la casa in questo momento è un cantiere. Lo so che voi lo potete vedere, ma dietro la camera c'è un cantiere. Ma procediamo con ordine. Tutto nasce da un esposto fatto dall'imprenditore Sergio Millesi, titolare della LED SRL, una grossa azienda che si occupa di sale giochi, bowling e anche delle macchinette VLT, insomma le classiche macchinette da gioco d'azzardo che si trovano un po' ovunque in Italia. Questo esposto è stato mandato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, perché dal suo punto di vista il modo con cui le sale LAN operano nel territorio nazionale fanno concorrenza sleale alla sua attività. E adesso entriamo nel dettaglio. In questo esposto, che vi lascio in descrizione, si fa riferimento in particolare ai simulatori di auto che si trovano nelle sale LAN e quello che si è scritto nell'articolo 110,7 del testo unico per le leggi per la pubblica sicurezza. Il TULPS, che parla, e leggo testualmente, di apparecchi e congegni attivabili da monotina e che richiedono abilità fisica, mentale o strategica, anche se comunque la legge specifica per questo comma di congegni, come li chiamano loro, privi di monitor, è anche scritto in grassetto. Però andiamo avanti. In soldoni, l'esposto dice: ma come, io per mettere questo genere di simulatori nelle sale giochi devo fare tutto un iter burocratico, approvazioni, omologazioni, c'è tutta una procedura, devo spendere dei soldi, e loro fanno più o meno la stessa cosa e nessuno gli dice niente. Secondo lui questa è concorrenza sleale. C'è anche da dire che l'articolo 110 del TULPS va molto nello specifico anche per quanto riguarda il costo delle macchinette attivabili da monetina di questo tipo, e il costo deve essere di 50 centesimi. Ecco anche dove scatta il problema, perché nelle sale LAN i prezzi sono un po' più vari. Infatti nell'esposto c'è anche un listino prezzi che varia dai 5 ai 15 euro, se non ricordo male. E infatti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di questo esposto, si è mossa ed è successo il patatrac, perché su YouTube tutti dicevano: hanno chiuso tutte le sale LAN d'Italia, non si può più giocare, hanno tolti dei punti di aggregazione per i giovani. Non è così. Infatti, a seguito di questa bufera, l'agenzia ha rilasciato un comunicato. In tutto il territorio nazionale sono state messe sotto sequestro 3 sale LAN. Solo 3. 3 inglese. In realtà sono state visitate 4. Una aveva tutto in regola. Le altre 3 hanno trovato qualcosa che non va. Alcune non avevano delle approvazioni, delle licenze giuste per operare, e addirittura in un caso l'esercizio commerciale figurava come un posto in cui venivano installati i videogiochi. Ora, non so se voi lo sapete, quando si apre un'attività commerciale bisogna compilare un certificato di inizio attività in cui viene detto cosa si fa in quell'attività e va consegnato al comune. Poi sta al comune stesso vigilare e controllare se quello che viene scritto in questo certificato corrisponde al vero. Ora, io non sto dicendo che gli operatori di questa sala LAN, che non so quale sia, perché il comunicato non lo riporta, abbia fatto quel certificato in malafede. La mia opinione è la seguente, anche se potrebbe essere sbagliata, è che inizialmente loro hanno iniziato l'attività come centro di installazione giochi nei computer, e poi magari, vedendo il successo delle sale LAN, hanno in qualche modo cambiato la destinazione della loro attività, senza però aggiornare questo certificato. E infatti solo questi 3 esercizi commerciali sono stati messi sotto sequestro per ulteriore indagine. Basta! Le altre sale LAN d'Italia non sono state toccate minimamente. Alcuni dicevano che, poiché ci sarà la Milan Games Week,
una fiera importante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, o la fiera salterà per via di questa cosa, o adesso come facciamo? L'agenzia delle dogane dei monopoli ha pure precisato questo fatto. La fiera si farà con tutte le attività già previste, non ci sono problemi. Quindi, io vi consiglio di rilassarvi e di continuare a giocare nella vostra salana preferita. Adesso, io vi faccio questa domanda. Secondo voi è giusto paragonare i cabinati che troviamo nelle sale giochi con i servizi offerti sale l'anno? Scrivetemi nei commenti e fatemi sapere la vostra opinione. Ma prima di concludere, vi vorrei invitare a non perdere il video di venerdì. Parlerò di una storia importantissima, le cui ripercussioni ricadono fin oggi. E vi sbloccherò anche un ricordo bellissimo, quindi non ve lo perdete, venerdì alle 16. Non vi voglio dare delle anticipazioni. Tuttavia, se mi seguite su Instagram, qui c'è il mio tag, potete vedere alcune anticipazioni. E quindi, io vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!